Ciao a tutti gli amici di Edifici di Paglia Italia, da Nicola Preti. Oggi sono all'interno del soggiorno cucina di questa nuova casa in Val di Paglia. Mi trovo al primo piano e alle mie spalle oggi è stata completata la lavorazione della stesura della prima mano di argilla che è stata stesa sopra allo strato di canna palustre da 5 cm e all'interno, su questo lato, in modo da creare uno spessore di circa 1 cm. E adesso questa argilla stesa oggi va lasciata stagionare ed asciugare. Quando poi avrà fatto tutte le sue crepe, si passerà successivamente a dare la seconda mano. Qualche particolarità, come vedi, si dà qui all'interno, nell'imbotte della finestra, e poi verrà successivamente rifinita. Andiamo con il pannello di canna palustre anche nella zona notte. Qui in fondo c'è già il bagno, qui abbiamo la prima camera. Qui la seconda camera e anche qui stesso procedimento, è stata stesa l'argilla sulla canna palustre ed aderisce in modo proprio perfetto. Questo è un intonaco fatto da terra e acqua, perciò è il più naturale possibile dei materiali che esistono. Serve per regolare l'umidità interna delle stanze, è materiale antistatico, cioè non accumula polvere sopra la parete ed è come già si respira, stando all'interno, una buonissima aria pulita, diversamente da quello che si sente di solito dai cantieri tradizionali. Infatti, se respiro sento proprio un'area diversa rispetto ai soliti cantieri tradizionali. Ecco, nel frattempo che aspettiamo che l'argilla si asciughi fra qualche giorno, ti ricordo che la mia casa di paglia è edificidipagliaitalia.com e se sei un committente puoi entrare all'interno del gruppo privato su Facebook, completamente gratuito, dei committenti coraggiosi, dove all'interno del gruppo trovi informazioni tecniche esclusive e anche altri committenti che come te intendono o hanno già realizzato la casa di paglia. Ti saluto e al prossimo video da Nicola Preti. Ciao!